percussione la gente ha anche paura, perché visti i precedenti questo mezzo è deragliato più volte sia a Monferrante che in Italia che in tutti i posti in cui è stato installato, e quindi c'è anche una paura strutturale che nel mezzo possa deragliare, essendo comunque a filo con le case potrebbe danneggiare gravemente. Questa una delle preoccupazioni dei comitati che non vogliono la nuova linea del tram, quella che passerebbe per Volta Barozzo e via Facciolati. Il giorno dopo il patto tra le città in cui corre il tram Translor, che dovrebbe garantire la manutenzione fino a fine vita dei mezzi e la produzione dei nuovi veicoli per la seconda eventuale terza linea, i comitati tornano a dire la loro. Più di un anno che questa amministrazione ci prende in giro e la gente di Volta Barozzo vive nel terrore di essere espropriata dai propri terreni. E pensiamo che comunque la garanzia di 35 anni nel mezzo sia comunque relativamente bassa, visto il grosso investimento che andrà fatto, e comunque andranno stravolte interi quartieri. Sia da Palazzo Moroni si esprime soddisfazione per un accordo tra città che dovrebbe garantire almeno 25 anni di manutenzione dei mezzi, i comitati sono preoccupati per la mancanza di comunicazione e dialogo. No, non abbiamo un dialogo, abbiamo dichiarazioni sui giornali dove dicono che ci aggiorneranno sul tracciato, ma dopo più di un anno non sappiamo ancora niente. Ci sono persone che tuttora vivono nel terrore perché hanno paura che da un giorno all'altro vengano espropriati i propri terreni.